Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Vive in Corea del Sud. Dopo alcuni video all'esterno, oggi ritorno in camera, accompagnato da un cielo grigio, parlerò di un argomento un po' cupo, ovvero i funerali in Corea del Sud. Innanzitutto, in Corea la maggior parte delle persone è buddiste, poi c'è una piccola minoranza di cristiani, di cattolici romani, e poi ci sono i protestanti e tanti non credenti, però la maggior parte delle cerimonie si svolge allo stesso modo, soprattutto nelle città. Magari ecco nei centri più rurali è un po' più tradizionale, però in città ci sono degli edifici che si trovano generalmente dietro gli ospedali o di fianco all'ospedale o nell'ospedale stesso, in cui sono presenti 4, 5, 6 piani in cui si possono affittare delle grandi stanze per fare appunto il ritrovo e commemorare la persona che è venuta a mancare. Generalmente, essendo la Corea ecco, un paese tecnologico dove la maggior parte delle cose si fa per telefono, rispetto all'Italia, soprattutto magari ai paesini del sud dove c'è il manifesto con il nome della persona, la famiglia e tutto quanto per capire chi è, generalmente oltre al passaparola ci sono dei siti che forniscono appunto degli spazi per un tot di giorni in cui è possibile inserire i dati della persona che è venuta a mancare, dei gradi di parentela poi con le persone che sono state coinvolte e poi quindi magari a voi o a qualcuno che voi conoscete arriva il link con la notizia, il posto in cui andare a fare appunto il lutto, l'orario. E quindi generalmente succede che per 3 giorni dopo la morte della persona si tiene la salma in obitorio, mentre poi nell'edificio stesso o ai piani superiori o comunque intorno ci sono queste stanze dove è appunto in una stanza vi è la fotografia del defunto con 2 nastri neri in diagonale ai bordi della foto e un sacco di fiori intorno, e poi nella stanza di fianco ci sono dei tavoli dove generalmente vengono serviti pomodorini, il possam, una carne, una zuppa con il kimchi jjigae, diciamo, del kimchi, delle verdurine, degli snack e quantità industriali di alcol volendo. Quindi numero uno delle differenze dall'Italia è che innanzitutto noi generalmente, almeno appunto io venendo dal sud, le cerimonie si fanno, il lutto si tiene in casa più che in ospedale. Non so se magari in qualche città del nord Italia ci sono anche degli edifici simili, però ecco, generalmente già diverso rispetto all'Italia ci sono appunto delle sale che si affittano. Nello stesso piano ci possono essere più sale adiacenti, quindi è possibile anche sentire altre persone piangere o altre persone fare rumore. Perché dico fare rumore? Perché una delle differenze rispetto all'Italia è che appunto generalmente, come ho accennato prima, ci sono gli alcolici sui tavoli, non per stare lì a brindare perché non si brinda, ma comunque a bere ed eventualmente fare un po' di rumore in modo tale che la salma non si senta sola, perché quindi va accompagnata con allegria. Quindi generalmente quando si arriva in questo edificio troverete, se non l'avete già da prima, una busta con dei caratteri cinesi di condoglianze e all'interno della busta dovete inserire dei soldi. I soldi possono essere più o meno rispetto al vostro grado di, diciamo, confidenza, rapporto con la persona colpita dal lutto. Minimo bisogna inserire 30.000 won, di base generalmente sono sempre 50, poi eventualmente in base al vostro grado di parentela, amicizia e tutto quanto potete metterne di più. Quindi si mettono i soldi e si scrive il nome dall'alto verso il basso. Scrive il nome, si porta questa busta e si va nella sala. Ci sono i familiari della persona venuta a mancare, si porge un saluto, si entra nella saletta dove c'è la foto e poi generalmente per le persone più grandi bisogna fare alcuni inchini di fronte alla fotografia e ai fiori, alcuni inchini alla famiglia. Generalmente se la persona è più piccola non si fanno degli inchini o potete farli se l'ordinato opportuno. Una volta appunto porti i saluti alla salma, o meglio alla fotografia e ai familiari, si va nella stanza di fianco dove ci si siede, non sono tavoli con le sedie ma ci si siede per terra e mangia il cibo che ho accennato prima. Cosa dei soldi? Generalmente c'è appunto giù all'ingresso dell'edificio proprio le buste dove scrivere nome e inserire i soldi, in alcuni casi già sono riposti dei cassettoni in cui inserire la busta, altrimenti generalmente si trova nella sala, nella saletta in cui c'è la fotografia del defunto. Al terzo giorno poi voi non è che siete lì i 3 giorni a meno che non sia colpito qualcuno nella vostra famiglia, diciamo. Generalmente l'ultimo giorno appunto la salma viene portata nella sala per la cremazione e viene appunto arsa
e poi presumibilmente appunto le ceneri vengono date ai familiari e poi penso che immagino vengano riposte in casa oppure sparse da qualche parte o magari ecco poste in un determinato luogo. In realtà non sono precisamente questa fase, perché comunque generalmente la salma viene appunto bruciata. Nei funerali tradizionali le persone si vestivano di bianco e tuttora, magari soprattutto nelle campagne, è possibile vedere, diciamo, le persone vestite di bianco. Però, in linea di massima, adesso anche in Corea, un po' secondo gli standard occidentali, ci si va vestiti di colore scuro, nero, blu scuro, ecco, colori non chiari, non limpidi. Quindi per oggi è tutto. Spero che nessuno di voi debba andare a un funerale, nel caso in cui capiti. Spero le informazioni vi siano utili. Se siete curiosi su altri argomenti, controllate pure il resto dei video sul canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento, condividete e un saluto e al prossimo video.